Amici di D-Day, siamo qua con Carlo Barlocco, vicepresidente della divisione IT e telefonia di Samsung, che ci racconterà adesso qualcosina del nuovo Galaxy Tab presentato oggi. La prima domanda la faccio io, allora tablet per molti adesso è iPad. Cosa farà Samsung per cercare di cambiare questa idea della gente? Questo prodotto qua perché è nuovo, cosa ha in più rispetto alla concorrenza o è un prodotto diverso secondo voi? Secondo noi nasce con un prodotto diverso, con una destinazione d'uso completamente diversa. Abbiamo scelto di iniziare l'esperienza dei tablet, o di riprendere meglio l'esperienza dei tablet che avevamo iniziato qualche anno fa con un prodotto Q1 che era un PC. Abbiamo ripreso, dicevo appunto, l'esperienza del tablet partendo da un 7 pollici proprio all'insegna della mobilità, quindi un prodotto innanzitutto voce dati ultra portatile che permette di avere un utilizzo all in one di qualsiasi funzione in mobilità. Che cosa fa questo prodotto? Questo prodotto, come dicevo prima, nasce con il modulo 3G, quindi HSDPA 7.2, permette di una connessione di dati, video dati in streaming, e comunque ha anche la funzione voce, quindi la funzione telefono, per cui con gli auricolari in dotazione o con un prodotto auricolare Bluetooth permette appunto di comunicare, di parlare. La scelta di stare su 7 pollici nasce proprio da quello. Oggi l'esigenza della mobility è una delle esigenze primarie, sia nella vita privata, quindi vado al mare, devo leggere, guardare internet o leggere i contenuti, sia nel business quotidiano, dove necessità non solo di leggere la posta, ma ormai di connettermi, fare video e anche di archiviare dei dati. Per cui un prodotto che ci permette, grazie alla telecamera frontale e alla telecamera posteriore, di fare videoconferenza e di catturare video e foto, ci permette di interagire, perché è un prodotto multitasking, quindi mentre guardo le foto posso ascoltare la musica o telefonare o fare videoconferenza, quindi posso fare più funzioni e quindi va verso quella che è oggi purtroppo la necessità di fare in uno spazio di tempo contenuto il più cose possibile, nel miglior modo possibile, nella migliore connettività possibile. Ok, due domande. Una sul display: molti si aspettavano l'utilizzo di un Super AMOLED, sì, come era stato rumoreggiato più volte, invece la scelta è andata su un LCD che abbiamo visto comunque antiriflesso, molto bello, reattivo, brillante. Sì. Motivi di questa scelta qua? Abbiamo ritenuto che comunque per l'utilizzo che ha questo prodotto, e quindi avendo uno schermo sufficientemente ampio e quindi una luce anche frontale, quindi non solo posteriore, la luminosità è comunque molto alta, come potrà chiunque testare e vedere, quindi abbiamo ritenuto che fosse sufficiente questo tipo di schermo. Come sapete, Samsung, mi lasci dire, ha un'esperienza quasi unica al mondo sui pannelli, e quindi abbiamo preferito mettere un Super AMOLED sul fratello più piccolo, che non è un Tab ma è il Galaxy S, e utilizzare un LCD di ottima qualità e con una luminosità e un contrasto molto, molto alti per questo prodotto. Quindi è una questione di risultato. Abbiamo raggiunto il miglior dei risultati con un prodotto che abbiamo ritenuto valido, quindi un LCD. Ok, l'esperienza di un tablet si misura non solo per l'hardware ma anche per i servizi che offre. Certo. Abbiamo visto che fornite magazine, riviste, quotidiani, ci sarà un servizio probabilmente di movie hub e un music hub per quanto riguarda film e musica. Sì. Questa domanda era legata all'Italia. Allora, per l'Italia sicuramente quotidiani e riviste ci saranno. Sì. Per quanto riguarda la parte musica invece e video? Sì. Noi stiamo ovviamente non faremo dei... Samsung è un'azienda produttrice di hardware e di tecnologia, quindi il nostro core business è quello e rimarrà quello. Non faremo sistemi chiusi, abbiamo scelto apposta Android proprio perché dà la possibilità di avere nella gratuità anche uno dei benefit importanti. Avremo due market di applicazioni su questo prodotto: uno il Samsung App Market in cui metteremo appunto tutte le nostre soluzioni, le nostre applicazioni, mentre avremo ovviamente l'apertura all'Android Market, che dà centinaia di migliaia di possibilità di connessione. Stiamo lavorando, daremo questo prodotto trasversale ai nostri migliori clienti, quindi retailer ed operatori, e quindi con gli operatori stiamo anche studiando la possibilità di poter lavorare sulle loro piattaforme con i loro contenuti. Stiamo prendendo contatti, abbiamo già preso contatti ovviamente con i più importanti editori per fare non solo newspaper ma anche magazine, e dare a loro la possibilità di distribuire i loro contenuti su appunto il nostro Galaxy Tab.
al momento del lancio, che sarà in ottobre, faremo anche delle operazioni, diciamo, di, mi lasci dire, di invito all'applicazione, cioè metteremo delle applicazioni gratuite che potranno essere dei quotidiani piuttosto che dei video, piuttosto che della musica, che il nostro consumatore, il nostro cliente potrà scaricare gratuitamente, potrà fruire gratuitamente per dei periodi di trial, proprio per avvicinare l'utente a questo prodotto e mostrare che comunque l'user experience è veramente alta e ne vale veramente la pena. Prezzi del prodotto? Se già si... Il prodotto andrà al pubblico intorno ai 700 euro IVA complessa. 699, probabilmente il prezzo rotondo sarà 699 con 16 giga. Con 16 giga. Questo prodotto ha comunque la possibilità di un'espansione naturale, perché ovviamente ha una un supporto di memoria diciamo espandibile, per cui alla micro SD, per cui in automatico lo si può portare a 64 o quanto si vuole. Galaxy Tab sarà una famiglia che verrà ampliata, ci sono progetti? In genere quando si lanciano le famiglie di prodotti poi ci saranno le evoluzioni, adesso ancora non abbiamo deciso a livello mondo, però probabilmente, ovviamente diventa facile dire, andremo ad espandere la diagonale del prodotto, perché ridurla vorrebbe dire andare su un prodotto che già abbiamo, che è il Galaxy S, per cui sicuramente diciamo, l'evoluzione di questo prodotto porterà a quello, anche se, ripeto, abbiamo scelto proprio convinti la diagonale da 7 pollici, e vedo che dalle notizie che giungono in molti ci seguiranno, proprio perché l'abbiamo ritenuta sufficientemente ampia per, diciamo, avere un'ottima fruibilità della comunicazione dei contenuti web e dei contenuti editoriali, ma anche una praticità nella mobility, quindi nel portarla in giro. Facevo prima una battuta: se avete una taglia superiore alla 52 vi sta nella tasca interna dell'abito, per quelli magri dovranno mettere una tasca esterna. Grazie mille Carlo. Grazie per le domande, a presto. Bene, ho detto cose scoperte da segreto.